Al di sotto di questa vecchia otturazione in amalgama è presente un'infiltrazione cariosa individuata tramite le radiografie endorali di controllo. Previa anestesia, la rimozione della vecchia amalgama dentale viene eseguita rispettando scrupolosamente le linee guida dell'Unione Europea, del Ministero della Salute e il decreto in merito del ministro Sirchia del 10 ottobre 2001. Si inizia perciò isolando il campo con la diga di gomma, fresando il meno possibile e sempre sotto abbondante getto d'acqua il vecchio restauro al fine di rimuoverlo in blocco e viene utilizzato un aspiratore ad alta velocità. Una volta rimossa completamente la vecchia otturazione ed il tessuto cariato, si procede a rifinire i margini della cavità che dovrà accogliere la nuova otturazione in composito. Una volta preparato il dente, si applica un gel di acido ortofosforico prima sullo smalto e successivamente anche sulla dentina, che serve per preparare il dente al legame con gli adesivi. Il gel viene lavato via ed eliminato completamente e si procede al posizionamento della matrice metallica, che eviterà in un primo tempo che l'adesivo finisca sul dente adiacente e successivamente ci permetterà di ricreare un corretto punto di contatto. Si procede quindi all'applicazione dell'adesivo, nel nostro caso bicomponente. Prima il primer, che si lega ai tessuti duri, e poi il bonding, che viene polimerizzato con la luce ultravioletta e che fa da ponte tra il primer e le resine composite per l'otturazione. Viene successivamente applicato un apposito anellino metallico sulla matrice che viene modellata al fine di riprodurre il punto di contatto ideale tra i due elementi dentali. A questo punto, una volta scelto il colore che più si avvicina a quello naturale del dente, si passa alla fase di modellazione vera e propria. È importante che il composito venga aggiunto a piccoli strati per limitarne la contrazione durante la polimerizzazione. Il composito viene modellato in modo da riprodurre l'anatomia originale del dente al fine di ottenere un'otturazione cosiddetta invisibile. Prima dell'ultima applicazione di composito, si applica un composito fluido scuro per riprodurre anche otticamente il colore brunastro dei solchi dentali adiacenti. Una volta controllata l'efficacia del sigillo ottenuto con l'otturazione, si passa alla sua definitiva rifinitura. Nelle otturazioni interprossimali è imperativo che si ottenga un punto di contatto liscio nel quale il filo interdentale si impegna correttamente senza sfilacciarsi. Una volta rimossa la diga, aggiusteremo prima l'altezza e i punti di contatto dell'otturazione, utilizzando una cartina d'articolazione fino ad ottenere l'altezza desiderata. Una volta stabilita l'altezza ed i contatti dentali definitivi, inizia la fase di lucidatura, nella quale l'otturazione è trattata con frese a grana via via sempre più fine, fino ad applicare paste lucidanti a grana extra fine. Questa fase è di fondamentale importanza perché un'otturazione in composito lucidata correttamente
limita l'adesione della placca e dei pigmenti esogeni, contribuendo così a prolungare la durata dell'otturazione stessa e riducendo la possibilità che si formino delle macchie. A questo punto, dopo aver ascoltato le impressioni finali del paziente, il nostro restauro invisibile in composito è pronto.